Ciao ragazzi, bentornati sulla mia scrivania. In questo video vi spiegherò come realizzare dei pacchettini regalo utilizzando gli elastici Rainbow Loom. Poiché non sono molto grandi, potete anche utilizzarli per realizzare degli orecchini, oppure, come ho fatto io, potete metterne uno dietro l'altro, per ottenere dei portachiavi un pochino più lunghi. Spero che l'idea vi piaccia e vi lascio al tutorial. Ciao! Ci servirà il telaio, l'uncinetto, un anello per portachiavi e gli elastici in due colorazioni. In particolare ce ne servono 44 di un colore e 8 di un altro. Poi ho utilizzato un elastico di colore diverso per realizzare il cappietto. Posizioniamo il telaio in questo modo, ovvero con le tre file di pioli sullo stesso livello. Inoltre i pioli devono trovarsi con la parte tondeggiante rivolta verso di noi. Iniziamo ad inserire delle coppie di elastici. Prendiamo la prima coppia di elastici e la andiamo a posizionare in orizzontale tra il primo piolo della fila di sinistra e il primo piolo della fila centrale. Un'altra coppia di elastici e la andiamo a posizionare tra il primo piolo della fila centrale e il primo piolo della fila di destra. Ora, partendo dal primo piolo della fila di destra, dobbiamo inserire 6 coppie di elastici. Quindi la prima coppia tra il primo e il secondo piolo, un'altra coppia tra il secondo e il terzo, un'altra coppia tra il terzo e il quarto, un'altra coppia tra il quarto e il quinto, ancora una coppia tra il quinto e il sesto. Ultima coppia tra il sesto e il settimo piolo della fila di destra. Dobbiamo ripetere questi passaggi anche sulle altre due file, quindi dovremo inserire 6 coppie di elastici sulla fila centrale e 6 coppie di elastici sulla fila di sinistra. Ecco il risultato. Ora prendiamo un'altra coppia di elastici e la andiamo a posizionare in orizzontale tra il settimo piolo della fila di sinistra e il settimo piolo della fila centrale. E poi ancora una coppia di elastici in orizzontale tra il settimo piolo centrale e il settimo piolo della fila di destra. Prendiamo un elastico singolo e posizioniamolo tra il sesto piolo della fila di sinistra, il sesto piolo centrale e il sesto piolo a destra. Ancora un elastico singolo tra il quinto piolo di sinistra, centrale e di destra. Un altro elastico singolo tra il quarto piolo di sinistra, centrale e di destra. Un altro elastico singolo tra il terzo piolo di sinistra, centrale e di destra. L'ultimo elastico singolo da posizionare in orizzontale tra il secondo piolo di sinistra, centrale e di destra. A questo punto prendiamo un altro elastico singolo e lo avvolgiamo per tre volte sul settimo piolo della fila di destra. Prendiamo un altro elastico singolo e ripetiamo questa operazione avvolgendo l'elastico per tre volte sul settimo piolo di sinistra. A questo punto non ci resta che girare il telaio ed iniziare a lavorare gli elastici con l'uncinetto. Entriamo con l'elastico all'interno del settimo piolo della fila di sinistra. Sul fondo di questo piolo troveremo due coppie di elastici. Dobbiamo agganciare la coppia che si trova più in alto. La tiriamo in su e la posizioniamo sul settimo piolo della fila centrale. Ora passiamo al settimo piolo della fila di destra. Anche in questo caso, ovviamente, ci saranno due coppie di elastici sul fondo. Agganciamo la prima coppia, la portiamo verso l'alto. E posizioniamo anche questa coppia di elastici sul settimo piolo della fila centrale. Torniamo di nuovo sul settimo piolo della fila di sinistra, agganciamo gli ultimi due elastici e li portiamo sul piolo che si trova subito sopra. Entriamo all'interno di questo sesto piolo, agganciamo gli ultimi due elastici che si trovano sul fondo, li portiamo verso l'alto e li posizioniamo sul quinto piolo. Entriamo all'interno del quinto piolo, agganciamo gli ultimi due elastici che si trovano sul fondo, li portiamo verso l'alto e li posizioniamo sul quarto piolo della fila di sinistra. Poi da questo piolo agganciamo gli ultimi due elastici e li portiamo sul terzo piolo. Dal terzo piolo portiamo gli ultimi due elastici sul secondo e poi dal secondo piolo portiamo gli ultimi due elastici sul primo piolo della fila di sinistra.
ripetiamo gli stessi passaggi partendo sempre dal settimo piolo, questa volta della fila centrale, e andando sempre in avanti. Ora ripartiamo dal settimo violo a destra e completiamo tutta la fila. Ecco fatto. Ora rientriamo all'interno del primo violo della fila di sinistra, agganciamo gli ultimi due elastici che si trovano sul fondo. E li portiamo sul primo piolo della fila centrale. Rientriamo all'interno del primo piolo della fila di destra, agganciamo gli ultimi due elastici che si trovano sul fondo e portiamo anche questi due elastici sul primo piolo della fila centrale. Ora rientriamo con l'uncinetto all'interno del primo piolo della fila centrale, facciamo passare l'uncinetto sotto a tutti gli elastici ed usciamo lateralmente in questo modo. Prendiamo un elastico dello stesso colore di quelli che abbiamo utilizzato fino adesso, lo agganciamo all'uncinetto e lo portiamo all'interno di questo primo piolo. Poi portiamo questo elastico che abbiamo appena inserito verso l'esterno. Agganciamo questo primo archetto e lo facciamo passare sotto al secondo e poi tiriamo per formare un nodo. A questo punto sganciamo tutta la lavorazione dal telaio. Avremo ottenuto un rettangolo. A questo punto facciamo passare l'uncinetto sotto a quattro elastici che si trovano all'estremità, sulla base, diciamo. Pieghiamo questo rettangolo in due, agganciamo questo elastico che sporge e lo facciamo passare sotto a questi quattro elastici che si trovano da quest'altra estremità. Tiriamo questo elastico, poi togliamo l'uncinetto e portiamo questo elastico intorno al quadratino che si sarà formato in questo modo. Ora prendiamo tre elastici di colore diverso e li andiamo a posizionare sopra a questo elastico che si trova in orizzontale. In questo modo cerchiamo di non farli attorcigliare, ma di disporli in modo ordinato in parallelo. Ora prendiamo altri due elastici e li andiamo a posizionare questa volta in verticale. In questo modo. Riprendiamo per un attimo il telaio per realizzare il fiocchetto. Quindi prendiamo una coppia di elastici e la andiamo a posizionare tra il primo e il secondo piolo, di una fila qualsiasi del telaio, non importa quale. Ora prendiamo un altro elastico singolo, lo facciamo passare così in orizzontale sotto ai due elastici che abbiamo appena inserito. E poi agganciamo con l'uncinetto sia questa estremità che quest'altra. In questo modo, vedete? E poi facciamo passare il primo archetto sotto al secondo e tiriamo. A questo punto possiamo sganciare questi elastici dal telaio e questo sarà il risultato. Riprendiamo il nostro pacchetto e andiamo a posizionare il fiocchettino. Quindi posizioniamo questo elastico in verticale, possibilmente in mezzo agli altri due che avevamo già inserito. Ed ecco qui il risultato, il pacchettino è pronto. Se lo vogliamo appendere dobbiamo creare un cappietto, quindi facciamo passare l'uncinetto sotto a due o quattro elastici che si trovano ad un angolo,
un angolo qualsiasi, in questo modo. Poi prendiamo un elastico, lo agganciamo e lo facciamo passare sotto a questi quattro elastici arancioni. Poi agganciamo con l'uncinetto questa estremità e la facciamo passare sotto al secondo archetto che si sarà formato e tiriamo in questo modo. Se volete ricreare il portachiavi che vi ho mostrato all'inizio di questo video, vi spiego come fare. Allora, una volta che avete attaccato il primo pacchettino all'anello portachiavi, dovete far passare l'uncinetto sotto a una coppia di elastici che si trovano a quest'altra estremità. In questo modo. Ora prendete l'altro pacchettino e agganciate all'uncinetto questo cappietto che abbiamo creato e lo portate sotto alla coppia di elastici. In questo modo. Ora possiamo togliere l'uncinetto e dobbiamo far passare questo pacchettino all'interno di quest'asola. Quindi allarghiamo quest'asola e facciamo passare il pacchettino al suo interno. Poi tiriamo ed ecco qui il risultato. Ragazzi, il tutorial è terminato, spero che questa idea vi sia piaciuta e che la realizzerete. Ci sentiamo al prossimo video. Ciao!